Allora, c'era una volta il Nico. Io e Nico ci siamo conosciuti alla scuola media Bernardino di Betto. Chi era Bernardino di Betto? Bernardino di Betto, detto Pinto Ricchio, era un pittore, autore tra alcune delle mie opere preferite, come questa. Questa. Ma anche questa. Per non parlare di questa, guardate il volto della Madonna. Comunque, per tornare a noi, questo sono io alle medie. Siamo a Sassi Levante, 45-50 km da Genova. Ci siamo fermati per rifornirci di benzina, per non fermarci in mezzo alla strada e liberarci di altri liquidi di scarto, molto poetico. Questo invece è il Nico. Esatto, ci siamo impegnati e questo è il risultato. Sono contento, il museo rimarrà sempre aperto con tutti i nostri quadri, fortunatamente. Notare il dente mancante. Niccolò mi ha iniziato alla trilogia del Signore degli Anelli e oltre. Mi spiace, Nico, non l'ho mai letto. Alle medie ci siamo ingegnati ad immaginare i personaggi del Signore degli Anelli nei luoghi più impervi della Terra di Mezzo. Beh, con un po' di fantasia. Impervi con un po' di fantasia, ecco. E, vabbè, comunque, Nicolò mi ha anche fatto iniziare atletica. Caspita, non c'era nessuno che saltasse meglio di lui. Questo è Niccolò che fa corsa campestre. Come? Perché un tappo? Beh, chiedetelo a Luca Maiotti. Comunque, mentre correva, Niccolò faceva delle scorregge sonorissime, che sembravano proprio una tromba, e secondo me deriva da qui la sua passione per la musica e per gli strumenti che ha suonato, la chitarra e la tromba. Adora Chet Baker, che io ho sempre trovato l'incrocio biologico tra Pasolini e Miles Davis. Io e Nico abbiamo avuto un gruppo, ed ecco una canzone che lui ha scritto. Un'estate io e Nico siamo stati a Piaggine, nella casa dei nonni. Questo è Nico in primo liceo. Questo sono io in primo liceo. E anche in quell'occasione facciamo della musica insieme. Questo è il Nico che interpreta Bach. Per concludere la parte musicale abbiamo condiviso anche il coro. Yeah.
Negli ultimi anni delle superiori, Gigi e Nico si sono appassionati molto a questo libro che unisce Gödel, Escher e Bach e che io sono riuscito a trovare per soli 2 dollari, ripeto, solo 2 dollari, a New York, nella copia che vedete davanti ai vostri occhi. Così, il giorno dell'orale della maturità, quando un professore chiese a Niccolò di illustrare il nastro di Möbius che vedete qui rappresentato da Escher, Niccolò non soltanto lo spiegò, ma lo mise in pratica con un pezzo di carta, e da quel giorno dell'orale del Nico che io cerco di fare questa cosa col pezzo di carta e non ci riesco. Va bene, comunque in regia ci dicono di correre. Allora, poi Nico è andato a Torino dove ha fatto la triennale, ha studiato molto, tutto il tempo ha studiato, come dimostrano le foto che ha fatto. Ha studiato, ma, oh signore. Beh, comunque negli ultimi anni Nicolò ha viaggiato parecchio, adesso cercherò di ricostruire brevemente i suoi spostamenti. Innanzitutto è andato in Cina. E poi è tornato facendo l'autostop, passando per il Kazakistan. Cosa ha fatto l'autostop? Ma... E poi è andato in Spagna. E dopo la Spagna, se non ricordo male, è andato in Francia. Ah no, forse mi sbaglio. No, forse prima è andato in India. Caspita, ho fatto confusione. Caspita, ma è andato in India. Ok, e dopo l'India però è andato in Francia, ok. E dopo la Francia, dove ha fatto il secondo anno della specialistica, è andato... Wow, ma è stato in Africa? Va bene, questo breve riassunto ovviamente non può riassumere quello che tu sei come persona, Nico, e quello che rappresenti per tutti noi che ti amiamo, ma oggi ti sei laureato e io ti faccio le mie più sincere congratulazioni. Tratto dalla storia vera di Niccolò Francesco Tommasini. Ideato e montato da Emilio Seri. Si ringrazia per la concessione dei video d'epoca, Michele Patucca. Ringrazio i miei genitori per avermi procreato. Fine.